Al Teatro Sistina di Roma in scena Dorian Gray, La bellezza non ha pietà, per celebrare i 70 anni di attività di Pierre Cardin. Roberta Amendola. A sfilare sul palcoscenico del Teatro Sistina di Roma forme geometriche d'avanguardia quasi spaziali tra stampe e pantaloni in pelle. Il trionfo del colore, quel sapore retro, una galleria degli abiti più iconici di 70 anni di carriera di Pierre Cardin, l'occasione, il debutto di Dorian Gray, La bellezza non ha pietà, il musical prodotto insieme al nipote, stretto collaboratore Rodrigo Basilicati, la bellezza e la sua immortalità agli occhi del tempo. È molto essenziale e austero in un certo senso ed è molto efficace questa cosa rispetto al racconto di un narcisismo esasperato che attorno a sé crea un deserto. Un viaggio intenso e solitario tra paure e ossessioni, tra monologhi, aree musicali dall'orchestrale al rock, videoproiezioni 3D, disegni di luce, per rivivere le istanze esistenziali più profonde immortalate da Wilde. Questo narcisismo tipicamente social di questi anni, che passa attraverso questo bombardamento di immagini, noi ce lo siamo portati dentro il palcoscenico. Abbiamo lavorato su questa bulimia, no, che abbiamo di selfie, di farci vedere, come se il ritratto, l'autoritratto fosse l'unico modo per dichiarare che uno esiste.